Assessore Sinagra, un momento celebrativo, se così lo possiamo dire, quello di oggi, per proprio omaggiare le botteghe che hanno fatto poi la storia di Sciacca nell'ambito della ceramica. Sì, è un omaggio che andava assolutamente reso a chi nel tempo, negli anni, con la sua professionalità, con la sua capacità di interpretazione dei protocolli della ceramica artistica locale, ha tenuto alto sia il nome di Sciacca sia il livello della produzione ceramica artistica. E questo riconoscimento però non è una sorta di chiusura di un'epoca, è anzi un ponte verso un futuro prossimo che possa in qualche modo colmare questa assenza che in questi anni si è sentita della ceramica come elemento decorativo connaturato alla struttura stessa della città. È per questo che noi abbiamo proposto e proporremo nei prossimi mesi delle possibilità progettuali di inserimento della ceramica di Sciacca come elemento di arredo urbano e come elemento di finitura di alcuni progetti di recupero che ci auguriamo possano essere prossimi e appunto possibili a Sciacca stesso. Assessore, oggi un momento dedicato ai ceramisti di Sciacca, il pensiero va però anche ai colleghi di Faenza, dei maestri ceramisti che in questo momento vivono un momento particolare, difficile, molte botteghe danneggiate. Voi vi state adoperando anche per loro? Sì, diciamo che vivono un momento abbastanza tragico. Centinaia di botteghe completamente distrutte con danni materiali importanti. E noi infatti abbiamo deciso di aderire alla raccolta fondi di ICC per il comune di Faenza per fare in modo che i danni possano essere quantomeno limitati. Questo perché noi come Faenza siamo delle città gemellate con la ceramica e credo che un apporto in questi momenti di grande tragedia per questi territori devastati di questa alluvione credo che sia di fondamentale importanza. Quindi noi ufficialmente abbiamo aderito a questa raccolta fondi, diffonderemo tramite i nostri canali istituzionali l'IBAN in cui ogni privato cittadino può aderire e donare cosa vuole e quanto vuole per fare in modo appunto di dare una mano a, diciamo, ai cittadini di Faenza e alle botteghe artigiane di Faenza, con la speranza comunque poi di poterli abbracciare fisicamente quando nel mese di settembre ci saranno queste due giorni dedicate alla ceramica. Maestro Patti, in che anno ha aperto la sua bottega Sciacca di ceramica? Io perlomeno un 35 anni fa. E da quant'è che fa ceramica? Da quant'anno faccio ceramica? Nel 53 e nel 54. La Sacca, la ditta Sacca ha incominciato nel 53 e poi nel 54 ci sono dei pannelli a Cinema Campidoglio che li hanno tolti, non so dove sono andati a finire, e ne è rimasto uno solo che ce l'ho io, che c'è la data 53, l'opera dei pupi che era un pannello a basso rilievo. Dal maestro Patti a un altro maestro, al maestro Cascio, Gaspare, in che anno ha aperto la sua bottega lei? Dunque, come professionalmente ho aperto nel 1957, sono del 38, avevo, mi pare, faccio il conto, 19 anni forse. Giovanissimo proprio. Giovanissimo, dopo aver conseguito il diploma di decorazione a Caltagirone e il maestro di Tornio a Caltagirone, cioè ho studiato Tornio e ceramica e decorazione. Dopodiché io ho fatto un'esperienza interessante perché ho lavorato presso artisti ceramisti come per esempio il maestro Pino Romano di Caltagirone, l'autore di quel grande pannello che è la Battaglia di Utica dentro la piazza coperta di Caltagirone, che è una cosa di elevata qualità artistica. Poi ho avuto l'opportunità di poter essere ammesso alla bottega di De Simone a Palermo, anche è stato uno dei più grandi artisti di 50 anni fa, 60 anni fa, perché era veramente un artista che ha svegliato la ceramica, che generalmente era ancora, si continuava fino a quel momento a ripetere le stesse cose, mentre il De Simone ha fatto una ceramica di attualità.